Perché hai dato un colpo alla scatola? Cos'è questa scatola? È una scatola. Questa scatola è una scatola. E questa scatola è una scatola. Comparsa. Cioè, prima era così. E poi è diventato così. No, si è rotto di nuovo. Che fini umoristi. Che fini umoristi. Questa scatola è arrivata. È una scatola con dei buchi. Non è un trucco di magia. E una lettera. No, vabbè. Ah, sappiamo chi ce l'ha mandata. I ragazzi di Konai, che salutiamo così, con la mano. Tutti e tre. Tutti e tre. È un consorzio nazionale, ma ci lavorano tre persone. Non è vero. Hanno deciso di mettere alla prova la nostra conoscenza sulla raccolta differenziata, che nel mio caso, vabbè, essendo di Della Milano. mia è di 14 almeno. Così? La mia è. L'ho livellata, Madonna. Sì, praticamente io andavo, farmavo un sacco di carta e la buttavo nel bidone, la riprendevo, la buttavo nel bidone, la riprendevo e farmavo i livelli così. Ah, beh, non male, non male, non male. E la sfida che ci hanno lanciato è quella del trash test. Noi dovremmo indovinare tramite questa magica scatola con tre buchi. Vedete, c'è la mia mano. Buco numero 1, E buco buco numero numero 2 due. e buco Buco numero numero 3. 3. Ce l'avete sempre avuto davanti. Ah, che maghi. Dovremmo indovinare quali oggetti ci sono nella scatola a turno io e Leo senza ovviamente poter vedere. E una volta indovinato, dovremmo capire qual è il modo corretto di differenziare l'oggetto, ovvero Mangiarlo. e mangiarlo. Non mangiatele neanche quelle dell'umido, che neanche. Per chi si stesse chiedendo cos'è Conai, Conai è un consorzio nazionale che fa da garante sul territorio nazionale del raggiungimento degli obiettivi di riciclo dell'Italia. Che hanno anche l'inno. Consorzio nazionale, riciclo. Imballaggi Il per CONAI. favore Indifferenziata non ne economia. fa. Il CONAI. Se volete ingaggiarci per il vostro prossimo inno, mi raccomando, scriveteci, avete Sì, la mail, siamo. quindi siamo pronti. Alluminio, acciaio, vetro, carta, plastica, legno e bioplastica. Comunque vi invito a dare un'occhiata ai link in descrizione perché il tema del riciclo, della differenziata, del recupero degli rifiuti è importante perché noi no, voi forse neanche, ma i vostri figli, i nostri figli, secondo me, se Avrai dei continuiamo così, figli? i vostri figli potrebbero avere dei problemini con l'ambiente, sapete, quelle cose lì. Buttiamoci a capo fritto. Cosa stai facendo? Ah! E ora friggiamo il nostro A. Dunque, inizierò io perché No. questo è il mio video. No. Sì, No. guarda. Ho No. già messo le mani No, dentro. no, Sì. no. No, no, no. Oh, mi sono incastrato, tieni la scatola. Cosa vuol Sono dire? troppo grosso per questa scatola. Quando, cioè, l'hai fatto apposta per poter dire che sei grosso, vero? Sì. Sembra la carta del cioccolato. Così specificatamente, proprio poteva essere un qualsiasi Ha le tipo. pieghine. E quindi. Quindi quali altri fogli di alluminio hanno le Un pieghine? foglio d'alluminio leggermente piegato? Perché dovresti piegarlo a mo' di carta del cioccolato? Non lo so, per mettersi dentro, boh, del cioccolato. Quindi la carta del cioccolato? Praticamente sì. Ecco. Carta del cioccolato. Dove va buttata la carta del cioccolato? Nel cioccolato? Non c'è il cioccolato. No, Leo, no. Sei riuscito a mancare il tavolo. Questa cosa è magica. Non va buttata per terra, ma nei metalli. Giusto? Metallo! Vorrei avere un bellissimo bidone del metallo che ogni volta che ci butto dentro qualcosa fa. Il metallo! Con questa mano io vado a vedere cosa c'è all'interno della scatola. Cos'è che ti turba? Non c'è niente. Sì, c'è. Non c'è Ti giuro che c'è. niente. Fra, non c'è Ti niente. giuro che c'è. C'è, Non c'è niente, vuoto! c'è, c'è. Aspetta. Cosa vuol dire dandogli una pacca da dietro? Ora c'è. Sei stato vittima della burla, lo scherzo, l'ilarità. Che cos'è? Allora, tu devi smettere di mettermi dentro le cose senza il cibo.
È un cartone della pizza vuoto, la cioccolata vuota è il cartone della pizza vuoto. Grazie per tutte le briciole sul mio piano. Non ne sono molto sicuro. Del cartone? Meglio verificare che non ci sia niente all'interno del cartone. Prego. È un cartone della pizza che penso vada nel cartone, nella carta. Sì, ma... Sì, ma... Se è pulito. Sì, e se invece non è pulito? Oh, qualcuno sta per perdere. Nell'umido? Dipende. Te la buono perché... Questo sì. È pulito. È pulito. Sì. Ci mangerei sopra. No? No, Leo, non mangiare il cartone. Non mordere il cartone. No. Un ottimo modo per differenziare la carta è mangiarvela. Allora, la parte pulita va nella carta. La parte sporca, se il cartone è compostabile, va nell'umido. La spezzettata è messa nell'umido. Questo mi sa... Però deve essere compostabile. Deve essere certificato. Ecco liner 100% naturale. Penso che possa andare. Possa essere tutto quanto. Idoneità alimentare. Carta secco. La parte pulita nella carta. No, va nell'indifferenziato questo, ad esempio. Non è certificato compostabile. Se nel vostro comune di residenza comunque non è stata ancora attivata la raccolta dell'umido separata, anche se è compostabile, va messo nell'indifferenziata. Allora, vediamo un po' ora cosa mi... Ti do un indizio. Ok. È un famoso youtuber che fa anche doppiaggio ed è muscoloso. Lattinamen. No. Allora, l'unico che mi hai detto è Maurizio Merluzzo. Ora, non ho mai visto le lattine di Merluzzo, devo essere onesto. È il suo gemello cattivo. Ah. Maurizio Tonno. Quindi questa è la lattina di Tonno, mi stai dicendo? Sì. Oh, che bello. Ecco qua. Ma vuoi tirarle fuori da qui? No! Cioè... Lattina di Tonno, suppongo che vada nel... nei metalli. Nel metallo! Sempre quello, sì. A breve, entro un mese, farò partire la mia linea di bidoni, bidoni Leo, che fanno nel metallo, tutti quanti. Tutti quanti, anche quelli della carta. Sì, abbiamo un problema col gatto che sta cercando di rubare gli imballaggi vari e... Sto cercando di rubare il Pluribol al momento. Porta al gatto a indifferenziare il tonno, che lui se ne intende. Gatto, questo tonno, dove lo butto? Lui dove lo butto? Dove lo butto questo tonno, gatto? Guarda, Però c'è una cosa trabocchetto qui, perché non va lavata. O meglio, non è che vada pulita, splendida, splendente. Lo sapevi? No. Basta togliere i pezzi grossi senza sprecare troppa acqua e poi negli impianti di riciclo li lavano loro. Ma io ogni singola cosa che butto la lavo come... Io ho sempre lavato ogni cosa come l'ultimo dei polli. Cioè, lavo di più le scatolette dello yogurt che me stesso. Tocca a me. Si vede in camera? Sta scillando un botto il fra. Anche lui fa la challenge. Chiudi gli occhi, Leo. Ok, puoi indovinare. Devo aprirli? Sì, puoi aprirli. Che cos'è? No, devi toccare, Leo, non puoi vederla. No, tocca. È fuori dalla scatola, devi toccare dentro. Che cos'è? Non lo riesco proprio a capire. Dannazione. Se solo i miei sensi più sviluppati da trentino non mi avessero fatto maneggiare una di queste sin da piccolo per prendere le mele, come potrei mai sapere che è una cassetta di legna per la frutta? Giusto. Non potrei mai saperlo. Hai ragione. Quindi ti dirò che è un carro armato. Come hai fatto a indovinare? Ora la parte difficile è come differenzi un carro armato. Lo porti in un'isola ecologica. Beh, questa qua è la cassetta di legna che porta anche questa nell'isola ecologica. Visto insieme al carro armato. Sì, esatto. Col carro armato. O il carro armato dentro la cassetta e poi... Oh. Vero. Puoi alzare di tutto con questa. Sì. Poldo, mi metti un carro armato qui? Grazie, Poldo. Dove si differenzia e come? Isola ecologica, nel legno. In realtà io non ne ho mai buttata una, perché me le tengo tutte quante. Cioè, penso che sto usando le stesse cassette di mele di quando sono nato. Perché ad ogni trentino, per chi non lo sapesse, alla nascita danno una cassetta di legno e dicono tieni, questa è tua. Hai in mente che tipo al battesimo danno i braccialetti d'oro, quelle cose lì? Noi danno una cassetta di legno in cui metti dentro il bambino, riempi tutto quanto di acqua santa, fai...
Bellissimo. Sì. Sarebbe una bella pratica. Ovviamente, fin quando possibile, questi oggetti vanno riutilizzati, perché funziona, tipo questa funzionerebbe ancora benissimo. Potrebbe diventare un bellissimo tavolino per i giornali. Pezzo di vetro sopra. Hai finito di rendere ogni cosa un tavolino tu? Per l'esterno, ci metti, lo giri, ci metti sopra un bel cuscino, diventa una panchina. Allora, basta di... Impianto di refrigerazione, una porta davanti, un frigorifero, perfetto. E poi? Con le ruote ci va in giro? Nel caso non fosse possibile riutilizzarlo, fosse rotta, va portato in un'isola ecologica. Ci sono i numeri del comune per sapere qual è la più vicina a voi e quando ritirano il legno. Quindi mi raccomando, se avete un oggetto di legno da differenziare, rimuovete i gatti e chiamate. Bella casa gatto. Non sta uscendo, mi piace un sacco. Sì, sì, basta. Vediamo un po'. Oh. No, adesso ne voglio sapere cosa c'è dentro dopo quel... Oh, sì, guarda cosa c'è. Anzi, ascolta. Direi che è pluriball, ragazzi, e per quanto non ce ne siano troppi rimasti, è sempre soddisfazione. Il pluriball non va buttato. Ragazzi, continuiamo col video tra 20 minuti, quando Bertra ha finito, tranquilli. Il pluriball va tenuto in casa e fatto scoppiare pallino per pallino. Una volta finiti... Li rigonfiate. E poi si può buttare nella plastica, direi. Sì, plastica. E l'aria all'interno dei pallini? L'aria, appunto, per quello che va scoppiati, così rientra in circolo nel mondo. Oh. Perché mi lasci tutte le cose minuscole che non trovo più? Ok, eccola. Sei troppo grosso, anche tu. Sei enorme. È vetro. Ok. Una forma peculiare. Non... Unica nel suo genere. Non... Ci metti dentro cose da mangiare. Per gli spicchi d'aglio? No. Non lo so, perché mi sa da una cosa cipollotti. No. Non è una... è una crema, una roba semiliquida. Una crema da mettere dentro. È per caso bianca? Sì. Continua, non posso mannarsela. Sì, è una cosa bianca. Fa schiuma? Non particolarmente. Avrei detto sapone, però non penso sia sapone. No, non lo vendono nel vetro. È bianco ma non fa schiuma. Lo yogurt! Esatto! Ma era proprio quello che pensavo! Ah, malissimo. Sei scemo, eh. Era lo yogurt! Snemf. È molto preoccupato il gatto. Esatto, è un vasetto dello yogurt, e dove va differenziato? Nel vetro. Esattamente. Sai questo cosa può essere anche un ottimo? Spegni candela. No! Non nella cera! Va nel vetro, però se si può riutilizzare, direi di utilizzarlo più che poi. Sì, decisamente. Di non puoi tirare. Non so quanto yogurt tu possa fare in casa tua. Beh, ma lo puoi usare per altro e non per lo yogurt. Ma lui è nato con questo scopo, tu vuoi toglierglielo? Sì. Cioè, guarda com'è ora che è diventato un portacandela per 2 secondi, com'è ridotto. Dunque, ultimo. Indi per cui, ultimo oggetto mio. Oh. Hai rotto la scatola, non vorrei dirti, ma hai rotto la scatola. Come hai fatto a rompere? Guarda qui, guarda cosa hai fatto. Meno un punto. No, non è meno un punto. È meno un punto. Non lo è. Scusa, eh. No. Ma questo è... Tu rompi le attrezzature di scena, io rompo la fotocamera. No! Oh sì, ma questo è un sacchetto da spesa. È un sacchetto della spesa, Leo? No. Come no? No. È un sacchetto... Quello per la frutta? La verdura, quello che è? Sì. È lui? È lui e non è lui? È lui, è il sacchetto? Il sacchetto. Il sacchettino, quello dove metti le pere. Perché l'hai fatto? Stavamo dicendo, finché sono sani, i sacchetti di bioplastica si possono riutilizzare, questi per tipo per metterci l'umido. In questo caso potresti riutilizzarlo? In questo caso, dato che non si può riutilizzare, la cosa migliore da fare è buttarlo nell'umido, perché è il circolo della vita. Perché qualcuno l'ha bucato, altrimenti avrebbe potuto riutilizzarlo. Qualcuno. Non facciamo nomi, però. Non facciamo nomi. E stiamo guardando te, però. Esatto, ti vedo. Beh, 4-3. No, hai perso un punto per non questo. Non ho perso un hai punto. Hai rotto la scatola. Va bene, giochiamo, siamo pari, giochiamoci la carta forbice sasso. Carta forbice sasso. Ha fatto sasso. Ho vinto. Hai cambiato, perché io avevo forbici. Non è vero. Avevo la mano qua. Ragazzi, dopo questa schiacciante vittoria, ho avuto molta paura per il mio dito. Se avete dei dubbi,
Vi lascio i link in descrizione con tutte le informazioni di cui potete aver bisogno. Mi raccomando, dateci un'occhiata in ogni caso, perché, come dicevo prima, sempre di più sarà importante differenziare e permettere di riciclare le cose nel miglior modo possibile, perché sì, sembra una minaccia velatissima. Non è una minaccia, è quasi una minaccia. Cioè, non da parte mia, da parte del mondo, che sta dicendo... Quindi... Ma il mondo non è che ti sta dicendo così, cioè il mondo ti sta dicendo, sì, continua pure, non sono io l'ultimo che se ne va.